Tra pochi giorni sarà diffuso il video intervista e gli altri sussidi che ci aiutano a fare nostra la terza parte di animazione e governo della comunità, quella sul direttore e la missione salesiana condivisa. Riguarda la comunità educativo-pastorale ed è la sezione più innovativa perché in questo campo sono avvenuti i cambiamenti più importanti degli ultimi decenni. L'ambiente che fa da sfondo e ispirazione per il video sono le tre comunità educativo-pastorali che vivono qui, al Borgo Ragazzi, alla periferia di Roma. Non vi anticipo nulla sui protagonisti e i contenuti per non togliervi la sorpresa. Vi invito però a tenere a mente l'icona con cui si apre questa parte, un cuore grande come la sabbia del mare. E quanto la liturgia ci dice di Don Bosco nel giorno della sua festa, il 31 gennaio. La missione condivisa con i tanti che insieme a noi si dedicano al bene dei giovani è l'unica forma in cui oggi si può essere chiesa e si può essere salesiani. E per questo tipo di missione, l'unica oggi possibile, ci vuole un cuore grande così, capaci di diventare casa per tutti quelli che hanno a cuore la salvezza, il bene, il futuro dei ragazzi. Sono 40 pagine che fanno bene al cuore salesiano di tutti, dei giovani, dei laici e di noi che abbiamo promesso di mettere in questa missione tutte le nostre forze, le nostre energie, tutto il nostro cuore.